misteriose aurore boreali immaginarie, l'incrociarsi di materie di cromia, il luccicare discreto dei cristalli di sale che vanno a fondersi con i colori acrilici che lei predilige, anche questi naturalmente li potrete osservare, il nero, il blu venato di nero e poi il meraviglioso verde marino, il rosso vulcanico, davvero tutto da scoprire. E per il giorno non vi era posto. Lo spazio era solo un istante di distanza senza tempo, nell'estinzione totale del conseguimento stesso. Sono le aurore, e se accendono i cieli di colori, ispirano la fantasia ed aiutano ad entrare nel silenzio della poesia della luce e dell'ombra. Luce, assenza di paura, dall'universo all'uomo, intima essenza, in suoni e successioni, alla riva del cielo, per scintille di vita nel tepore della notte. Nel cuore più freddo di un oceano di colori che in gelate di artista spegneva il sole e in danze lucenti accendeva cieli silenti. Quasi fossero pittori di luce a stagliare nel buio arabeschi deviati, fasce sfumate e drappeggi fiammati. Franca Burkis. Grazie. Grazie a voi.